Benvenuti o bentornati sul podcast di Caffè Italia. In occasione della festa di San Giovanni Battista, che si celebra il 24 giugno, vi proponiamo in esclusiva podcast l'incipit di Cenere, scritto da Grazia Deledda nel 1904. Il romanzo narra la storia dell'assenza di una madre persa dietro una passione incontrollabile per un uomo. La storia ci porta tra le tradizioni della Sardegna, dove la raccolta di alcune erbe officinali si svolge, per tradizione, proprio nella notte di San Giovanni. Cadeva la notte di San Giovanni. Olì uscì dalla cantoniera biancheggiante sull'orlo dello stradale che da Nuoro conduce a Mamoiada e s'avviò pei campi. Era una ragazza quindicenne, alta e bella, con due grandi occhi felini, glauchi e un po' obliqui, e la bocca voluttuosa, il cui labbro inferiore, spaccato nel mezzo, pareva composto da due ciliegie. Dalla cuffietta rossa, legata sotto il mento sporgente, uscivano due bende di lucidi capelli neri attorcigliati intorno alle orecchie. Questa acconciatura ed il costume pittoresco, dalla sottana rossa e il corsettino di broccato che sosteneva il seno con due punte ricurve, davano alla fanciulla una grazia orientale. Fra le dita cerchiate di anellini di metallo, Olì recava strisce di scarlatto e nastri coi quali voleva segnare i fiori di San Giovanni, cioè i cespugli di verbasco, di timo e d'asfodelo, da cogliere l'indomani all'alba per farne medicinali ed amuleti. D'altronde Olì pensava che anche non segnando i cespugli che voleva cogliere, nessuno glieli avrebbe toccati. I campi intorno alla cantoniera, dove ella viveva col padre e i fratellini, erano completamente deserti. Solo in lontananza una casa campestre in rovina emergeva da un campo di grano, come uno scoglio in un lago verde. Nella campagna intorno moriva la selvaggia primavera sarda. Si sfogliavano i fiori dell'asfodelo e i grappoli d'oro della ginestra. Le rose impallidivano nelle macchie, l'erba ingialliva, un caldo odore di fieno profumava l'aria grave. La Via Lattea è l'ultimo splendore dell'orizzonte, fasciato da una striscia verdastra e rosea che pareva il mare lontano, rendevano la notte chiara come un crepuscolo. Vicino al fiume, la cui acqua scarsissima rifletteva le stelle e il cielo violaceo, Olì trovò due dei suoi fratellini che cercavano grilli. Tratto da Cenere di Grazia Deledda.